Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Erano quasi le 5 di una freddissima domenica mattina. Il Taurus Express era fermo alla stazione di Aleppo in Siria e sul marciapiede della stazione un giovane tenente francese chiacchierava amabilmente con uno strano omino imbacuccato fin sopra le orecchie, di cui erano visibili solo le punte di un paio di baffi neri arricciati all'insù. Il tenente Dubosc era stato incaricato di accompagnare alla stazione il signor Hercule Poirot. Di lì a un minuto si sentì un fischio e subito dopo il malinconico sibilio della locomotiva. Poi un forte scossone anticipò il lento incedere del treno. Il viaggio di 3 giorni attraverso l'Europa dell'Oriente Express era cominciato. Finalmente Poirot era sul punto di addormentarsi, quando si svegliò di colpo a causa di un rumore insolito. Scattò fuori per cercare di capire di che cosa si trattasse, ma non vide niente, se non una donna, avvolta in un kimono scarlatto che si allontanava lungo il corridoio. Dalla parte opposta del vagone il controllore era al suo posto, con una serie di fogli di carta tra le mani. Intorno a loro un silenzio innaturale, malefico. Ho decisamente i nervi tesi. È il caso di tornare a dormire. Poirot, amico mio, soltanto voi ci potete salvare. Cos'è successo? Credo di poter ben poco con questa neve. No, lasci perdere la neve. Certo, è una gran seccatura, ma il problema è un altro. Uno dei passeggeri è morto. È stato pugnalato nella sua cuccetta. Di chi si tratta? Ratchet, Mr. Ratchet, un americano. Un omicidio a bordo dell'Oriente Express. E con questa neve potremo rimanere intrappolati qui per ore, per giorni forse. Si tratta di un caso molto difficile, ma questo problema mi incuriosisce. Poco fa pensavo alle insopportabili ore di noia che ci attendevano a causa della neve e ora ho un bel problema da risolvere a portata di mano. Beh, volete dire che accettate di assumere questo incarico? C'est entendu.